Grazie, solo per un saluto a tutti voi. Noi siamo veramente contenti e lo diciamo per i bambini, ma lo diciamo anche per i genitori, lo diciamo per i nonni, lo diciamo per tutti, vedere tanti, perché sono tanti, i bambini che stanno facendo musica con un'iniziativa, secondo me, veramente molto bella e lodevole. Favorire l'aspetto di socialità dei bambini di una scuola intorno al fare musica insieme è stato il messaggio che noi volevamo dare insieme con i teatri, insieme con la scuola, con gli insegnanti, tutti, ed è un messaggio che è passato, io credo, e oggi raccogliamo anche un po' i frutti, perché sentiamo anche qualche cosa di concreto con il suono musicale, degli strumenti ad arco, che sono strumenti meravigliosi e in genere non sempre coltivati nelle scuole, perché si parla molto di pianoforte, si parla molto di flauto, ma avere tutta una bella dotazione di strumenti come quelli che vedete, tutti dati a loro gratuitamente per poter fare questa esperienza, mi sembra che sia un'iniziativa da coltivare e portare avanti. Io vorrei
ringraziare, oltre a Chiara e Martina, e che a nome un po' di tutti gli insegnanti, state un po' la coordinatrice interna della scuola, soprattutto poi volevo ringraziare Andrea e Yannicka, che sono state l'anima di questo corso, e vi facciamo un bel applauso. Buon ascolto. Sì, sì. Bene. Diciamo due parole anche noi, le gridiamo magari così. Io sono Andrea Marras, sono violinista, pianista. Abbiamo seguito su diciamo indicazione del maestro Talmelli questo progetto. È stato un lungo anno pieno di divertimento, di urla, fatica, di cose difficili da organizzare, però anche fino di voglia di fare nostra e anche loro. Dovete sapere, se non lo sapete, che suonare gli strumenti ad arco non è una cosa che si impara normalmente insieme in orchestra, non è una cosa che si impara in gruppo, è una cosa che si impara individualmente. Noi abbiamo comunque sì voluto dare la priorità al gruppo, quindi oggi non sentirete un'orchestra fare né Mozart né Beethoven, però sentirete un gruppo di bambini che prova a fare delle note insieme con degli strumenti che, se chiunque di voi provasse a tenerli sul collo, gli farebbe male dopo 30 secondi. Quindi, il primo applauso che vi chiedo è per i bambini.